Con Paz hai trovato l'amore vero e penso che non dovresti metterlo in pericolo per la prima stupida che incontri. Divertiti, Martin, sei giovane, non c'è niente di male. No, è vero, Franco ha ragione. Divertiti, Martin, forza. Io non c'entro niente con quello che sta succedendo. No, no, Paz, non ti posso fare questo. E poi io non sono un nevrotico insaziabile cacciatore di donne. Aspetta. Aspetta, Martin, pensaci, che c'è di male se sei un nevrotico insaziabile cacciatore di donne? Va benissimo, certo, io devo chiamare Bella, sì. La chiamo subito. Pronto, Bella? Sì, sono Martin. Beh, ti ho chiamato per sapere se oggi pomeriggio ti va di fare qualcosa con me. Ti va? Bene, dai, vieni a casa, così stiamo un po' insieme. Va bene? Ti mando un bacio, ciao. Dai, forza, Martin, forza, sì. Che si festeggia? Niente, ho invitato Bella a prendere qualcosa. Che mi metto? Perché l'hai invitata? Che succede con Paz? Paz? La Paz è in Bolivia, no? Questa. Non fare lo scemo, perché le fai questo? Sei un traditore, sai? Fai come Rocky, che è l'idolo delle donne. Tu ma sei guarda, un grande uomo. E poi è carina, Bella. Sì, anzi, bellissima, bellissima. Ma sei molto più bella e voi vi amate. Che succede allora, Martin? Niente, non succede niente. È una visita inoffensiva e nient'altro. Lei neanche lo saprà, non succede niente. Tu attenta a non spettegolare, eh? E tu vai avanti per la tua strada, fratello. State tranquilli. Se ci saranno novità, vi avviseremo. Mille grazie, gentile agente della sicurezza pubblica, per tutto questo, perché è stato davvero terribile. Sì, grazie. Aspettiamo la sua chiamata. Ci scusi ancora per il disturbo. Sì, figuri. Sì, buonasera. Alla porta. Buonasera. Io mi devo bere un bicchierino, perché mi si è abbassata la pressione per questa storia del rapimento. Scusate. Beh, dovremmo stare più attenti che mai, soprattutto con i ragazzi. E con Delfina, con Delfina che gira sempre con la sua coda di cavallo al vento e chiunque potrebbe afferrarla. Grazie per il bell'augurio. No, non te lo sto augurando, sto solo dicendo che devi stare attenta. Se vuoi uscire, tu chiedi a me di accompagnarti. Io lascio quello che sto facendo e ti accompagno. Oppure mi avverti, ti faccio io le compere e tu non esci, faccio tutto quello che vuoi. Sai cosa avrei voluto, sangue del mio sangue? Che tu non mi tradissi. Vediamo se capisci. Non ti vuole bene, mai te ne vorrà, è così. Federico, finiscila. Te lo dico per l'ultima volta. È mia sorella, di quello che vuoi a me, ma non parlare male di lei. Florencia, per favore, sta approfittando della situazione. Non sto approfittando di niente, ha perso un figlio per colpa nostra, sta male per colpa nostra. Quindi ti prego, la prossima volta che vuoi parlare male di lei, pensaci almeno due volte. Flora. Guardate che cosa ho trovato, adesivi per gli aerei, sono fichissimi. Tieni, Ramiro, è per te. Che state facendo? Grazie. Niente, cerchiamo di distrarci per non pensare a Greta. Io non posso entrare in cucina, mi viene da piangere. Spero che Antonio non mandi di nuovo qui quella tedesca, perché non fa altro che protestare. Tu non criticare Greta, che è la più buona del mondo. Calma, 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 Thomas, non vorrei picchiarlo, basta litigare. Ehi là, che succede, Martin? Sei bello come un principe delle favole. Niente, apro io, non ti preoccupare. Ciao, Bella, come sei carina. Anche tu. Posso entrare o resto qua? No, entra, perdonami, sono una bestia. Ci beviamo qualcosa in cucina e poi saliamo in camera mia, ti va? Bene, dai. Andiamo. Ciao. Ciao. Zitti. Bravo, Martin. Si può sapere che gli succede al mio piccolo Freud? Che gli succede? Sta copiando Franco e se la fa con tutte, ma ora mi sente. No, tu resti qua, non ti impicciare di quello che fa. Flori, capito? Gli dici di lasciarmi. No, Thomas ha ragione, non dobbiamo intrometterci, siediti. Ragazzi, vi presto Grazie. Questi libri, li ho comprati Io per studiare, questa ma tanto matita non li uso. Che mi ha mandato mia madre dal Brasile, l'ha comprata sulla spiaggia. Grazie. Te la presto, L'idea è dare tutte le materie adesso, così poi l'anno venturo... Stiamo studiando, studiamo. No, che studiamo? No, io penso di passare l'anno, sdraiato a pancia all'aria, e poi... Studiare, e si deve studiare. Ma che sei impazzito? Io non voglio studiare, ma rendermi indipendente, voglio essere libero. Sì, anch'io diventerò indipendente, ma devo studiare o no? Non devi studiare per essere indipendente, che ti prendi? Non devi studiare, solo studiare, si deve perché studiare. Io mi sono reso indipendente, non è facile, però non ho studiato. L'indipendenza viene dopo, prima devi studiare, non è vero. Devi studiare! No, è obbligatorio. Ciao! Ragazzi, ma che succede? Accidenti, che donna! Ma avete visto che donna? Un giorno potrò avere una ragazza così? No, quelle non ti si filano. E se lo fanno, ti si mangiano in un sol boccone. No, aspetta, non sono tutte uguali. Forse quella ragazza non vuole una faccia perfettina come quella che sto vedendo. Puoi finirla, non è l'unica cosa che ho. No, è vero, sei anche biondo, ti vesti bene. Il cervello non ce l'hai, però hai una testa grande, completamente vuota. Oh, tu sei intelligente, ma guarda cosa sei tu con queste guanciotte. Volete finirlo un minuto? Basta, non vedete che sto memorizzando quel corpo divino che è passato?
passato infilato in quel vestito rosso. Avete visto cos'è? Era incredibile. Peccato che sono fidanzata, se no. Flor, Flor. Smettila, Federico, basta. Voglio dirti solo una cosa, solo una cosa. Io non sono un mostro che si inventa le cose. No. No. Quello che ti ho detto di Delfina è vero. Non è vero. Finiscila di inventare cattiverie su di lei. Con quello che mi ha detto avrò un anno di gastrite. Non la prendere così. No, lasciami. Non è così, per favore. Ora dovrò spiegarle che tra di noi... Non devi spiegarle niente. Non devi fare lo zerbino di Delfina. Basta, è mia sorella. Non voglio farla soffrire. Adesso vado ad aprire la porta. Salve. Salve. La signorina Florencia Saint-Jean Valente. Sono io, credo. Questo è per lei. Ah, grazie. Arrivederci. Che cos'è questo? Ah, che emozione! Una canzone d'amore, una canzone d'amore! Che bello, che bello! Che romantico! Quella bambinaia miserabile non verrà mai a sapere che figlia di Saint-Jean dovessi anche uccidere per evitarlo. Hai visto come ho fatto bene la sorellina buona? Quella stupida farà tutto quello che le dirò. Allora dille che si butti al fiume. Non la sopporto più, mamma. La odio più della bruttezza, più della povertà. Non avrò pace se non distruggo Flora e mi prendo tutto. Voglio vederla strisciare i miei piedi chiedendomi scusa. È una strega. È una bugiarda. Flor, sai che stavo pensando? Che accetterò la tua offerta. Potresti andare in farmacia a comprarmi un alimento? Prova a chiederlo a tua nonna. Lorenzia, perché mi parli in questo modo? Con me hai chiuso, vipera! Cardo, come ti permetti di trattarmi così? Cardo? Me ne vado di qui. Non voglio contaminarmi, non voglio dormire in questo letto, non voglio respirare quest'aria, non voglio niente. Cos'è successo? Perché sei così nervosa, piccola? Non mi chiami piccola e non faccia la buona con me, perché so che è una strega cattiva. Ma non ti riconosco, amore mio. Meglio che non mi riconosca. E chiuda quella bocca o qui scorrerà del sangue. Che cosa ti è successo, Florencia? Sai che cosa è successo? Che volevo credere in voi, ma mi sono sbagliata. Che cosa è successo? Ascoltate questo, allora. Hai visto come ho fatto bene la sorellina buona? Quella stupida farà tutto quello che le dirò. Sì, certo, io la capisco, ma cerchi di capire me. Io avevo la casa tutta piena di microfoni e per favore, questo mi preoccupa e... No, sì, mi scusi per il tono. La chiamo dopo, per favore. Sì, grazie. Salve. Ciao, come sei carina. Grazie, l'ho appena comperata e l'ho inaugurata. C'è Martin? Sì, deve essere di sopra. Grazie. Vediamo che fa Martin adesso. Ciao, ragazzi, avete visto Martin? Che peccato, no? Hai comprato tutto questo e lui non c'è. È di sopra. Beh, allora c'è o non c'è, ragazzi? Sì, c'è. C'è, però ha delle cose da studiare, capisci? Non ti può prestare attenzione. È di sopra, ti accompagno. No, sta studiando. Ha un sacco di cose da studiare. Ma come potrebbe non voler vedere qua? Scusami, andiamo, non puoi salire. No, niente. Niente, non c'è. Oscar non c'è. È tutto il giorno che lo cerco e non riesco tardi a trovarlo. Ma no, devo avvisare quell'uomo che deve incontrarsi con Federico. E così prendo due piccioni con una fava, no? Trovo un cuoco per questo caos organizzato che è questa cucina. E in più trovo lavoro al mio Pucci poverino, che ho fatto cacciare dal fioraio. E lui cucina? Non sapevo che cucinasse. Cucina, deve cucinare, deve farlo. Sul serio? E poi è tedesco, perlomeno. Guarda, ci siamo assicurati fortuna. La strudel. Sì, una bella fortuna. Salve. Ciao. Ciao. Noi andiamo a studiare, non fate troppo rumore, per favore. Avete trovato qualcuno per studiare? Sì, Federico ci ha trovato una prof e la vecchia sta andiamo per arrivare. Ora, dai, bellissimo. Andiamo a studiare. Sì. Sì, devo uscire anch'io. Bene. Strano che la zia esca, no? Esce sempre. Sai, non sappiamo dove va, ma esce sì, sempre. Lo dico nel caso Ramiro chiedesse di me. Ah, ciao. Ah, vediamo se Oscar. Oscar! Oscar! Affrontare prima chi è? Ferrari e poi sono la professoressa dei gemelli Fritzenwalde. Ah, no, la stavano giusto aspettando, ci accomodi. Salve. Sono Wendy. Voi siete gemelli? Quando studio non vuole vedere nessuno! Lasciami, lasciami, va tutto bene! No, no! Ah, ora capisco perché Thomas non voleva che entrassi. No, no, Paz! Aspetta, non è come pensi, fermati! No, lasciala andare, Martin! Ti faccio un occhio nero, deficiente! No, fermati, Paz! Ti giuro che stavamo studiando, continua, non è come studiare, pensi! Allora, perché io non ti disturbo no, più? No, aspetta, amore mio, lo sai che sei l'unica ragazza che mi interessa. Prima non dicevi questo! Ma fammi uscire! Aspetta, no, non te ne vai finché non chiariamo tutto, per chiaro, favore! È tutto chiaro, Martin, fammi uscire! No! Se ti perdo muoio, capisci? Allora muoio. Muori, perché io non esisto più, Martin! No, aspetta! No! Oh, che succede? Greta, che ci fai qui?
Io non potere stare lontano da piccoli. Credo! Mancare botte sul naso come vuoi dare adesso. Perdonami, Greta. Vecchia Greta, essere nuovamente a casa.